Ciao ragazzi, in questa serie di video dedicata ai job di Final Fantasy XIV andremo a svelare e comprendere i cambiamenti e le novità che entreranno in vigore con l'arrivo dell'espansione Endwalker. La 6.0, oltre a portare modifiche alle skill preesistenti, ovviamente ne proporrà di nuove visto che il level cap verrà alzato al 90. Tutte le informazioni le abbiamo raccolte consultando i contenuti di coloro che hanno partecipato al Digital Media Tour e al momento la build che hanno avuto in esame non è da considerarsi definitiva, quindi possono esserci delle piccole variazioni, come per esempio le varie potency. Tenete anche presente che in Endwalker sarà messo in atto uno scaling numerico in ogni settore, quindi in un confronto con Shadowbringers la sensazione potrebbe essere quella di aver perso potenziale, anche se in ultima analisi non sarà così. In questo video esamineremo i job del ruolo healer, quindi vedremo cosa cambierà in White Mage, Scholar e Astrologian, e scopriremo il nuovissimo Sage. Iniziamo con un discorso in generale, puntualizzando alcuni dettagli che influenzeranno tutti e quattro i job della categoria. Innanzitutto le role skill non sono cambiate e rimarranno sostanzialmente identiche a quelle già viste in Shadowbringers. A livello 82 tutti gli healer avranno l'ultima upgrade delle skill offensive e a livello 85 un trait, Enhanced Healing Magic, aumenterà la potency di quasi tutte le spell curative. Fatte queste precisazioni generali, passiamo a esaminare uno per uno i job, partendo dal White Mage. Il travagliato percorso di Fluid Aura attraverso le espansioni si conclude con Endwalker, quando verrà definitivamente eliminato dalle skill del White Mage. Presence of Mind si vede diminuito il tempo di recast da 150 a 120 secondi. Tineir viene reworkato completamente. L'annullo del costo di MP è limitato solo alla spell immediatamente successiva, entro 12 secondi dall'attivazione. Inoltre con Endwalker, Tineir avrà due cariche, con un charge time di 60 secondi. A livello 82 Glare si trasforma in Glare 3 e Holy diventa Holy 3, logicamente con un incremento della potency. A livello 86 il White Mage impara Aqua Veil, un CD difensivo che riduce il danno ricevuto dal target del 15% per 8 secondi, il recast è di un minuto. A livello 88 Divine Benison diventa una skill a cariche, con un massimo di 2. A livello 90 il White Mage acquisisce la skill Lilibel. Il mago ogni 3 minuti può manualmente posizionare a terra una sorta di totem chiamato Healing Blossom con 5 stack di Lilibel. Ogni volta che il White Mage prende danno, Healing Blossom perde uno stack e produce una cura d'area paragonabile a quella di un medica con 20 yalm di raggio. Il totem svanisce quando terminano gli stack o comunque dopo 15 secondi. In questo secondo caso, se sono ancora presenti degli stack, Healing Blossom produrrà una cura d'area la cui potency dipende dalla quantità di stack rimasti inutilizzati. I valori sono ancora da confermare, ma indicativamente ogni singolo stack aggiunge la metà della potency curativa di un medica. Passiamo allo Scholar, segnalando che molti di coloro che hanno partecipato al Media Tour hanno percepito una maggiore reattività della fatina rispetto a Shadowbringers. Iniziamo da una skill di livello 45, Energy Drain, che non avrà più un effetto di recupero di MP. Per compensare, Aetherflow ne restituirà il doppio rispetto a prima, ovvero il 20%. La skill di livello 76, Fey Blessing, in Endwalker non consumerà più il Fairy Gouge. A livello 82 Art of War diventa Art of War 2 e Broil 3 diventa Broil 4. A livello 86 lo Scholar impara una nuova skill, Protraction. Questa abilità alza del 10% il totale degli HP di un target o di se stesso e cura di quel quantitativo. Inoltre il target riceve un bonus di 10% sulle cure ricevute per 10 secondi. Il recast di Protraction è di un minuto. A livello 88, grazie ad un trait, Deployment Tactics riduce il suo tempo di recast da 120 a 90 secondi. A livello 90 arriva l'ultima nuova skill dello Scholar, Expedient. Con un recast di 2 minuti, i membri del party nel raggio di 15 yalm per 20 secondi hanno un incremento della velocità paragonabile ad uno sprint e beneficiano di una riduzione del danno del 10%. Passiamo all'Astrologian, l'healer inserito durante l'espansione Heavensward. Innanzitutto non sono più presenti in modo distinto Diurnal e Nocturnal Sect. Le skill influenzate considereranno l'Astrologian sempre in stance Diurnal. La meccanica di Draw e Redraw è stata reworkata. In primis Draw avrà due cariche, con un charging time di 30 secondi. Inoltre viene ridotta da 8 a 5% la quantità di MP che restituisce. Redraw non avrà più le cariche e potrà essere usato solo una volta dopo ogni Draw. Nell'ambito di questa meccanica, aggiungiamo che la skill Sleeve Draw, di livello 70, sarà rimossa in Endwalker. Divination non è più influenzato dai seal ottenuti dalle carte dell'Astrologian, producendo sempre il massimo dell'effetto, ovvero un bonus del 6% sul danno inflitto dal party.
Ad utilizzare i seal è una nuova skill di livello 50, Astrodyne, che attiva sul mago fino a 3 effetti differenti in base a quanti tipi di sigilli abbiamo ottenuto. Con uno abbiamo un effetto refresh, con due diversi un bonus alla spell speed del 10% e con tre diversi un aumento del danno inflitto e dell'healing potency del 5%. Tutti questi effetti sono cumulativi e hanno la durata di 15 secondi. Possiamo usare Astrodyne solo se abbiamo pescato almeno 3 carte. Earthly Star si vede sensibilmente aumentare la potency del danno, a più del doppio rispetto alla skill di Shadowbringers. Ovviamente tutto da riconsiderare in base allo scaling dei danni, ma in questo caso la variazione merita di essere segnalata. Anche Minor Arcane è stato reworkato. In Endwalker pescherà in maniera casuale o Lord of Crowns o Lady of Crowns. Per giocare questa carta esisterà un'ulteriore skill, Crown Play. Lord of Crowns infliggerà danno ad area, mentre Lady of Crowns sarà una cura AoE. A livello 82 Gravity evolve in Gravity 2 e Malefic 4 diventa Fall Malefic. A livello 86 l'Astrologian guadagna una nuova skill, Exaltation. Questa abilità conferisce una riduzione al danno del 10% al target per 8 secondi. Al termine di questo effetto il target riceverà anche una cura. A livello 88 un trait inserisce la meccanica delle cariche a Celestial Intersection. La skill avrà quindi due cariche con un charge time di 30 secondi. A livello 90 l'Astrologian impara l'abilità Macro Cosmos. Al momento dell'attivazione infligge danno ad area e mette un buff Macro Cosmos a tutti i membri del party entro 20 Yalm. Per la durata di 15 secondi, l'Astrologian vedrà la skill trasformarsi in Micro Cosmos. Se si attiva questa seconda abilità, tutti coloro che hanno il buff riceveranno una cura pari al 50% del danno da loro subito dal momento dell'attivazione. Se Micro Cosmos non viene attivato, si innesca automaticamente al termine dei 15 secondi. Siamo finalmente arrivati al Sage, uno dei due nuovi job inseriti in Endwalker. Ovviamente con lui sarà necessaria una spiegazione più ampia e dettagliata, andando a svelarne tutte le skill. Iniziamo col parlare di una delle meccaniche principali del Sage, ovvero l'Eucrasia. Questa skill di livello 30 cambia gli effetti di tre spell, adattando il gameplay alla situazione. La prima è l'intera serie degli attacchi base, ovvero Dosis, Dosis 2 e Dosis 3, che si trasformano momentaneamente nella loro versione Eucrasian, diventando dei DOT. La cura base, Diagnosis, diventa Eucrasian Diagnosis, che oltre a una piccola cura, erige uno scudo proporzionale agli HP curati. Se si ottiene un critico con Eucrasian Diagnosis, si genera un secondo ulteriore scudo, identico al primo. La terza e ultima skill influenzata dalla meccanica di Eucrasia è Prognosis, la cura ad area base, che diventa Eucrasian Prognosis. In questa seconda forma la spell, oltre a curare, assegna un potente scudo a tutti i membri del party nel raggio di 15 Yalm. Gli scudi di Eucrasia non si possono cumulare tra di loro, né con un Galvanize dello Scholar. Parliamo ora della seconda meccanica principale del Sage, ovvero il Cardia. Quando lanciamo questa abilità, dobbiamo scegliere un membro del party o se stessi per assegnare il buff Cardion. Da quel momento in poi quel giocatore riceverà cure passive mentre il Sage fa DPS. Abbiamo già visto la famiglia dei Dosis e degli Eucrasian Dosis e possiamo notare che tutte queste spell hanno un'abilità addizionale che cura il Cardion con una potency fissa. Questo effetto addizionale è presente anche in altre abilità che vedremo più avanti. Prendiamo in esame il Gauge del Sage, isolando due sezioni, i rombi viola sotto e le gemme azzurre sopra. I primi si chiamano Addersting e compaiono dal livello 66. Ne otteniamo uno ogni volta che viene completamente assorbito, uno scudo generato da Eucrasian Diagnosis, e ne possiamo avere al massimo tre. Il Sage può spendere gli Addersting con due skill, Toxicon e la sua evoluzione Toxicon 2. Queste due spell sono essenzialmente degli attacchi instant AoE, costano un Addersting e rientrano nell'abilità del Cardia. La parte superiore del Gauge mostra tre gemme azzurre che prendono il nome di Addersgal e da livello 45 ne otteniamo una ogni 20 secondi, progresso che possiamo monitorare nella parte centrale del contatore. Il Sage può spendere gli Addersgal per effetti difensivi e curativi, che sono tutti off global cooldown. Drukhol è la cura single target, Ixocol è la cura AoE e Keracol crea una calotta per 15 secondi all'interno della quale i membri del party hanno una riduzione del danno del 15% e un effetto regen. Infine Taurocol è una cura single target che assegna anche una riduzione del danno del 10% per 15 secondi. Le riduzioni del danno di Keracol e Taurocol non sono cumulabili. Tutte queste skill restituiscono una piccola quantità di MP e consumano una carica di Addersgal. A proposito di queste cariche, l'abilità rizomata di livello 74 ce ne fa ottenere immediatamente una. Concludiamo il discorso del Cardia andando ad esaminare le rimanenti skill offensive, tutte abilità che come effetto secondario curano il Cardion.
La famiglia dei Flegma infligge danni ad un nemico e a tutti quelli intorno a lui, con potency ovviamente crescente. Sono instant e hanno due cariche, con un charge time di 45 secondi. Discrasia e la sua evoluzione Discrasia 2 sono attacchi ad area instant spammabili centrati sul Sage. L'ultima skill offensiva è Pneuma, di livello 90, che combina vari effetti. Innanzitutto fa un danno ad area in linea retta davanti a sé, contemporaneamente cura ad area e assegna al party una riduzione al danno del 10% per 20 secondi. Concluse le abilità offensive, andiamo a vedere le skill curative, di cui non abbiamo ancora parlato. Holos è una cura d'area off global cooldown con un recast di un minuto, e Jairo è il classico res, e Physis è una skill che assegna un effetto regen AOE, anch'essa off global cooldown. Esiste anche un Physis 2, che il Sage guadagna a livello 60. È una skill differente, che oltre ad un effetto regen ad area di potency doppia rispetto a Physis, incrementa gli HP recuperati tramite magie curative del 10% per 15 secondi. Anche Physis 2 è un off global cooldown. Aima e Panaima hanno effetti simili, il primo single target e il secondo ad area. Creano uno scudo assegnando 5 stack. Quando uno scudo viene assorbito si consumano stack e viene eretto un nuovo scudo. L'effetto dura fino a che rimangono stack o fino allo scadere dei 30 secondi di durata. In questo secondo caso, se rimangono stack, Aima e Panaima producono una cura con potency proporzionale al numero di stack ancora presenti. Gli effetti di queste due skill non sono cumulabili. Concludiamo il discorso riguardo le abilità difensive con Pepsis, un effetto d'area che rimuove gli eventuali buff di Eucrasian Prognosis ed Eucrasian Diagnosis, trasformandoli in cure. Chi non possiede questi buff non riceve nessun tipo di effetto. Per terminare la nostra panoramica sul Sage, passiamo alle utility. Soteria raddoppia la potency delle cure sul Cardion per 15 secondi. Icarus è un gap closer, che il Sage può puntare su un nemico o su un membro del party. Zoe raddoppia gli effetti della prossima magia curativa e ha un tempo di recast di 120 secondi, che scende a 90 grazie ad un trait di livello 88. Infine abbiamo Krasis, una skill di livello 86, che per 10 secondi incrementa del 20% gli HP recuperati da un membro del party grazie alle cure. Con questo è tutto per quel che riguarda i cambiamenti e le novità degli healer in Endwalker. Negli altri video di questa serie affronteremo tutti gli altri job, divisi per ruolo e categoria, quindi se siete interessati vi invito a iscrivervi al canale. Anche i vostri amici potrebbero aver bisogno di queste informazioni, quindi quale miglior gentilezza se non condividere questi contenuti anche con loro. A questo punto io vi saluto e vi rimando ai prossimi video. A presto!